Buongiorno a tutti, oggi è sabato 17 agosto 2019. Professore, buongiorno, dove ci troviamo? Ci troviamo nella zona del nuovo centro commerciale a ridosso di via Torino e del ponte Tiziano, la rotonda di Pagnate. Questo centro commerciale che sta velocemente sorgendo, alcune marche sono già aperte, per esempio Maison du Monde è già attivo, altre apriranno prossima apertura prossimamente. Qui il cantiere è impegnato anche nei giorni di sabato. Il commercio e il denaro richiede di non perdere tempo. Noi abbiamo appena fatto un giro dentro, naturalmente sono cose molto belle, molto attrattive, ecco, prezzi abbordabili, e però abbiamo fatto anche questa riflessione. A parte che tutte le periferie delle città ormai sono uguali, identiche, ci sono zone commerciali con le stesse marche e gli stessi brand che si ripetono, perché ormai la nostra società da tempo è impostata su un certo modello, che è quello del consumare, spendere, riacquistare, non recuperare, ma buttare via e riacquistare. I materiali sono anche sempre più scadenti, per cui è tutto un circolo che è stato creato in questo modo. Ma la riflessione che ne facevamo è quella: lì ci sono cose veramente tantissime, fitte, messe l'una accanto all'altra con gusto, con personalità, se vogliamo, e in una società così opulenta, così ricca, almeno apparentemente così ricca, noi abbiamo contestualmente, parallelamente, anche tante povertà. È vero, Fabio, certo. Noi stessi ne abbiamo scovate parecchie, certo. Ti ricordi? In edifici abbandonati, nel Deor Marini. Le file alla Caritas. Certo. Contrapposizione, professore, che insomma... È una contraddizione forse di questo tipo di società. Da un lato, con un certo cinismo, procede... E chi è tagliato fuori per problemi economici, per salute, diventa immediatamente un emarginato. Esatto. Immediatamente. Non c'è nessuna, o ci sono pochissime, come dire, istituzioni che si occupano dell'affiancamento, del recupero, dell'aiuto. Pochissime. E dall'altra invece il denaro su certi settori scorre senza difficoltà. Oserei dire senza pietà. Senza pietà. Senza pietà. Non guarda in faccia a nessuno. Sì. Il problema che di questi tempi la domanda che uno si deve fare è: quando vede certe situazioni di persone che sono piombate nella povertà per la perdita di lavoro, per una malattia, e se succedesse a me, non hai nient'altro, a meno che tu non abbia una rete familiare, amicale, sei abbandonato e fai presto a precipitare. Forse oggi più amicale che familiare. Ecco, adesso avviciniamoci questa... Ho notato che c'è anche la colonnina
per la ricarica delle auto elettriche. Ormai questo è un altro business. È un altro business che ci porterà nel giro di 10 anni ad avere un cumulo di batterie da smaltire non indifferente, che creerà dei problemi notevoli. E naturalmente nessuno lo dice, ma per produrre l'energia elettrica, almeno in Italia, si usa ancora il combustibile fossile, quindi ci sarà un notevole inquinamento, un ulteriore inquinamento. E poi, questa è una mia opinione personale, suffragata anche da letture, il diesel è migliorabile, la benzina sono migliorabili, e sicuramente la ricerca su quel settore avrebbe dato dei risultati migliori rispetto all'elettrico, o perlomeno l'elettrico può funzionare solo nelle grandi città, nelle città, come mezzo di trasporto cittadino, non certo per le grandi distanze. Questa è una mia opinione personale. Andiamoci a vedere questo barluccichio e poi chiudiamo la nostra reportage. I parcheggi sono immensi qua. Sì, gli spazi. La città è a due passi, uno può raggiungerla molto facilmente anche in bici, questo centro commerciale. Probabilmente se mettessero anche qualche rastrelliera, qualche posto dove poter mettere la bici, che non ne vedo qua. Legate ai pali. Sì, no, a questo punto viene sempre il solito discorso, devi consumare, quindi consumare devi usare la macchina, devi mettere benzina o elettricità, quello che vuoi. Ecco, guardate, non possiamo andare oltre, ma facciamoci solo, ecco, dai uno sguardo dentro, dentro, fai magari un... Sì, si vede. Benissimo. Chiudiamo qua il nostro video. A questo punto noi di Svegliati Alessandria vi salutiamo e vi rimandiamo al prossimo video, e un caro saluto al nostro amico Gianni, che è in condizioni di bisogno. Okay. Arrivederci.